Ospite d'eccezione alla Tognazza Amata, l'attore Gianmarco Tognazzi, figlio dell'indimenticabile Ugo, oggi a Cremona per un incontro fra gastronomia e arte. Come nasce la passione per la campagna? Nasce grazie a Ugo, grazie a papà. Chiamiamo papà, a me viene spontaneo chiamarlo Ugo, perché quando si trasferì a Roma per fare il cinema individuò Velletri, che è vicino a Roma, Castelli Romani, dove avere una terra che gli potesse dare tutta la frutta e la verdura per cucinare i suoi mangiarini, e soprattutto a Velletri c'era il vino e l'olio, e quindi Ugo ha messo in piedi la sua azienda agricola che si chiamava La Tognazza Amata, e da lì ha fatto il suo vino, quello storico che ha quell'etichetta che è disegnata da lui, ce la faccio vedere. Poi metteremo una foto di Ugo, che per anni ha accompagnato le cene che lui faceva a casa con i suoi amici per lavoro, e dove si divertiva tanto, e quando 5 anni fa abbiamo deciso di rimettere in piedi l'azienda, abbiamo iniziato come un omaggio e poi invece è diventata un'azienda vera e propria, e quindi abbiamo deciso di fare quello che avrebbe voluto lui, cioè di migliorare i suoi vini, di rifare il suo olio, di rifare i suoi prodotti, e abbiamo avuto la fortuna di intercettare qui Marianna Zeni anche a Cremona, nella sua città natale, che casualmente vive dove è stata la casa natale di Ugo, e quindi da qui la volontà di aprire il secondo punto vendita oltre a Velletri, che è il posto in cui c'è l'azienda, e quindi c'è finalmente la Tognazza Amata anche a Cremona grazie a Marianna Zeni e grazie a questa fortuna con Cinzia.